da tutti e nessuno la vuole toccare perché lei ha vissuto troppo, perché lei ha aperto troppo il suo cuore, perché lei ha conosciuto tutta la vasta gamma di emozioni che gli altri hanno paura di conoscere. E quindi in fondo questa Elisabella è una specie di Maria Maddalena e nessuno la vuole toccare, nessuno vuole contaminarsi. Una volta all'anno tutti questi gatti si uniscono e uno di loro era scelto dal vecchio saggio per poter passare a una nuova vita, per passare nell'Olimpo dei gatti, nel paradiso. E cosa succede? Che Grisabella, questa gatta, fa la sua evocazione con questo brano che parla della memoria, di tenere viva la memoria, perché tenendo vivi i ricordi si ricorda bene cos'è la felicità. Se si perde la memoria, si può anche dimenticare che cos'è la felicità. E quindi al limite tra notte e giorno le fa questa evocazione e appunto dice: nel momento in cui mi trovo di fronte a questo nuovo alba, vi prego, toccatemi. Ricorda anche un po' il nome di Tangere, insomma, quindi non mi toccare. E invece lei appunto chiede di essere toccata per poter passare a una nuova vita, per poter rinascere. E quindi ecco, quale migliore riferimento alla Vergine che viene assunta e prosegue il suo cammino nella sua vita vicino al Signore. E quindi il brano è Memory, reso celebre anche ripreso da Bach.